Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. La voce dei bimbi è inconfondibile e credo che sia un buon inizio questo per il nostro incontro di oggi, che è giornata molto importante, 27 maggio, si celebrano i 30 anni della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi è giornata importantissima che ci permette di essere qua a riflettere. Io credo che non debba essere solo oggi, ma è un dovere che dobbiamo avere ogni giorno dell'anno, perché sappiamo quanto ce ne sia necessità e ce ne sia bisogno. Basta seguire la nostra stampa, le notizie che ci arrivano, e credo mai come ora ci sia questa necessità. Io do il benvenuto al sindaco Alessandro Tambellini, al presidente del Consiglio Francesco Battistini, ma soprattutto un saluto all'UNICEF, a partire dalla dottoressa Silvana Miraglia, la presidente dell'UNICEF di Lucca, a Laura Motta, al dottor Marchini, a Paola Marchini e Monica Tellini, e io vado per ordine quello che vedo sullo schermo, Silvia Granucci, e do veramente il benvenuto a tutte e a tutti, e mi vorrei iniziare, da prima di dar la parola, con la lettura di un articolo, visto che i nostri 53 articoli della Convenzione sono fondamentali, credo che sia importante anche per tutti i ragazzi e le ragazze, bambini e bambine che ci ascoltano, e spero siano tanti, e che poi facciano da amplificazione nei confronti dei loro coetanei, è importante proprio ricordarli continuamente. L'articolo 13 recita: il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere, di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui, oppure alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche. A questo punto darei la parola al sindaco Alessandro Tambellini, che ci onora della sua presenza. Prego, sindaco. Grazie, grazie Teresa. È un onore per me essere qui con voi in questa occasione, perché il 27 di maggio del 91 la legge 176 fu ratificata, la Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, che risaliva al 1989. La Convenzione va presa nella sua interezza, perché è un testo che va guardato nella sua complessità, non si possono scindere i vari momenti, per cui è l'insieme di ciò che si afferma all'interno della Convenzione che conta, e conta come diritti dell'infanzia. Diceva Teresa in precedenza che oggi più che mai questo testo è attuale. E vi devo dire francamente che sulla mia coscienza hanno lasciato una gravi striature proprio quelle immagini di quei bimbi che sono morti sulle spiagge ancora in questi giorni. La questione
mi offende interiormente, ci offende come comunità interiormente, perché non possiamo più assistere a scene di quel genere. Il diritto dell'infanzia è anche il diritto alla sopravvivenza, il diritto a poter, come hai letto in quell'articolo, a poter esprimere se stessa, a poter crescere e contribuire alla vita di tutti. Per cui penso che mai come in questo momento bisogna ripercorrere quei principi posti a fondamento della Convenzione e farli nostri, ma farli nostri in un senso pieno, perché poi il compito di chi interpreta le istituzioni è cercare di tradurre fattivamente determinati principi, quindi di dar loro dei momenti di fattività, di attualità, di realizzazione. Non possono essere solo pronunciamenti o buone intenzioni. Ogni buona intenzione deve essere seguita da azioni, deve essere seguita da realizzazioni concrete. Per cui mi auguro e spero che almeno la nostra comunità, la comunità lucchese che qui interpretiamo, la interpretiamo nel dialogo con comunità più ampie, con contesti più ampi, perché vorremmo che poi dal punto di vista della sensibilità generale ci fosse davvero l'accoglimento potente, forte di ciò che si è detto, di ciò che si è scritto, ci fosse questa crescita complessiva dell'intera umanità sulla base delle dichiarazioni che sono state messe insieme, sono state sancite e poi accolte. Ebbene, noi nel nostro piccolo, tuttavia, dobbiamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per poter realizzare realmente quei principi ai quali abbiamo aderito. E dobbiamo cercare di farlo in ogni modo, dando tuttavia anche la prospettiva di un allargamento della nostra visione e rendendoci disponibili all'accoglienza in tutti i sensi di quei bimbi, di quei ragazzi che in altri contesti non possono esprimere non solo se stessi, ma non possono esprimere la loro vita, in senso lato, perché anche quello è revocato in dubbio in questo momento. Per cui ringrazio tutti e tutte voi di essere qui oggi per questo momento di riflessione insieme, ma il momento di riflessione deve servirci come poi praticamente traduciamo determinati valori nella pratica di tutti i giorni, nella quotidianità, perché è così che si costruisce poi nuova educazione, nuova sensibilità, rispetto, reciprocità di riconoscimento, valori che debbono essere massimamente diffusi. Per cui il mio saluto si accompagna al ringraziamento con l'auspicio di un buon lavoro, non solo per questa giornata di oggi, che è una ricorrenza, ma per i giorni che verranno, affinché si sappia davvero mettere in pratica ciò in cui crediamo, ciò che abbiamo sottoscritto. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie Sindaco, molto condivisibile l'ultima parte, il fare è quello che ci distingue, è quello che abbiamo l'impegno di portare avanti e di continuare a lavorare perché siano tutelati veramente tutti questi diritti. Sarebbe doveroso dare la parola all'assessora Ilaria Vietina, che ringrazio per questa organizzazione e la sua attenzione costante al tema, perché non si risparmia, però io la salterei volontariamente in questo momento per poi darle la parola successivamente, se è d'accordo. A questo punto, visto che abbiamo la presenza del Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Lucca, che ovviamente, devo dire, ci ha sempre seguito, vorrei richiamare qui tutto il lavoro che insieme abbiamo fatto per dotarci del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, che per noi è un organismo molto importante e che grazie al Presidente siamo riusciti anche questa volta, ma ahimè con un pezzo di interruzione, perché la situazione in cui ci siamo trovati non ha permesso una
continuità nel lavoro che facciamo con i ragazzi e le ragazze. A questo punto prego Presidente Francesco Battistini la parola a lei. Grazie, grazie Teresa. Sì, allora io riparto dalle ultime parole del sindaco quando ci fa capire che non deve essere il 27 maggio una data. Io in generale, ogni volta che abbiamo delle ricorrenze, no, che siano queste feste comandate, no, che in quel giorno facciamo mille cose, diciamo mille parole e poi il giorno dopo ce lo dimentichiamo. Io dico sempre che la data è solamente un numero, poi sta a noi riempirlo di contenuti e credo che sia importante dare vita a questi momenti, momenti che ci portano a riflettere, a proporre, a dare vita ad altre iniziative che siano continuative e non solo con il giorno del 27 maggio. Io sarò brevissimo perché non voglio rubare tempo alla mattinata. Ho una qui nel mio ufficio. Ora, se riesco in quanto con i potenti mezzi, ci provo, eh? Ci provo. Vediamo se riesco a girarlo. Sì. Ci deve riuscire. Aspettate, eh? Vi faccio vedere. Ecco. Io ho avuto, da parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi e dei Ragazzi, 2 anni fa mi hanno donato questi poster che riportano i diritti dei bambini dell'infanzia commentati e ce li commentarono il Consiglio Comunale. È una cosa molto bella. E io, l'impegno che io prendo è che quando finirà la mia esperienza incidentale di Presidente del Consiglio Comunale, sarà quello di farli mettere in una cornice e di farli appendere in Consiglio Comunale. Perché mi sembra importante che abbiamo sempre, noi che abbiamo la fortuna e la responsabilità di rappresentare la città, che abbiamo presente quali sono i diritti di tutti, dei bambini e di tutti. Quindi questo è un impegno che prendo ufficialmente, mi sembrava giusto. Volevo farlo prima, chiaramente questa pandemia ci ha portato a vivere anche i nostri consigli comunali come adesso, in remoto, a distanza. Però ecco, io vi garantisco che la mia intenzione è di lasciare questo dono dei ragazzi, lasciarlo alla città. Quindi grazie, grazie mille e buon lavoro. Grazie a Teresa, grazie a Lara, grazie a tutti. Grazie Francesco. E visto che l'hai fatti vedere, che l'hai ricordato, e ti devo dire che ogni volta che entro nel tuo ufficio è una nota di orgoglio, ma deve essere una nota di orgoglio anche per l'Unicef di Lucca, perché quel lavoro che tu quotidianamente metti a disposizione di chi entra nel tuo ufficio il merito di Laura Motta, di Silvana Miraglia, che ci hanno costantemente seguito nei laboratori con i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze del Consiglio comunale loro. E questo lo sottolineo con molto piacere perché è una delle occasioni che abbiamo di rapporto e di relazione con l'Unicef, perché devo dire che in questi 2 mandati di amministrazione, l'Unicef ci è stato costantemente a fianco, proprio non solo per divulgare, ma per collaborare e contribuire fattivamente. Quel fare che è stato richiamato già dal sindaco e dal presidente del consiglio, che è alla base di tutto. Quindi, occasione migliore, come questa per ribadirlo, ricordarlo, perché andiamo veramente a braccetto nella tutela dei diritti dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, con molto piacere do la parola alla Presidente, dottoressa Silvana Miraglia. Prego. Non ti si sente, hai il microfono, chiuso, devi cliccare. Ecco, si Grazie. sente? Sì, grazie Teresa. Allora, buongiorno a tutti. Io voglio ringraziare soprattutto le classi che ci seguono e i ragazzi. E dirò loro che io sono una volontaria dell'Unicef e che l'Unicef da più di 70 anni si occupa proprio dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Come ha già detto il sindaco, come ha già detto Teresa, è una giornata importante da ricordare perché il 27 maggio di 30 anni fa l'Italia compì un ruolo veramente importante e fondamentale con la firma della Convenzione. E dopo dell'Italia, ben 194 stati hanno fatto quindi la stessa cosa. Ricordarlo insieme è importante perché tutti dobbiamo operarci perché tutti i bambini del mondo abbiano una vita sana, abbiano una vita felice, a partire soprattutto dalla prima infanzia. L'infanzia, tutti lo sappiamo, è un periodo molto delicato e quindi richiede la creazione di condizioni favorevoli che possono accompagnare ogni bambino sino al pieno sviluppo. Quindi la Convenzione vuole proprio garantire a tutti una vita sana e una vita felice. Una vita sana cosa vuol dire? Vuol dire dare tutte le cure e tutte le attenzioni che sono necessarie in caso di malattia, vuol dire dare un'alimentazione corretta ovunque, a casa, a scuola, in tutte le istituzioni, vuol dire dare una protezione sicura verso ogni forma quindi di violenza. Avere una vita felice vuol dire poter giocare, poter studiare, apprendere delle nuove cose, delle cose interessanti, poter parlare, esporre le proprie idee, le proprie opinioni e soprattutto dialogare con i docenti, con i genitori e con le figure di riferimento. E la scuola è il luogo dove bisogna esporre i propri problemi e dove bisogna trovare una soluzione insieme. E se la scuola non è questo luogo, lo deve diventare. Lo deve diventare con l'impegno di tutti. Quindi una vita felice perché? Perché è a scuola che si può sperimentare, che i bambini, che i ragazzi si possono mettere alla prova, che possono trovare tutti i mezzi per costruire il proprio sapere. Quindi la strada per capire cosa voler fare da grande, qualcosa che sia utile per i ragazzi, ma anche per tutti gli altri. Una vita felice perché si possono incontrare gli amici, si può frequentare lo sport che piace. Ed è importante che tutti sappiano che ogni bambina e ogni bambino nasce come soggetto di diritti. Ed è importante che gli adulti possano conoscere, possano rispettare e possano promuovere questi diritti. Per cui il compito dei ragazzi qual è? È quello di far conoscere a tutti quelli che stanno intorno a loro, quindi la convenzione e i diritti, magari facendo un regalo ai nonni, ai genitori, agli amici, no? Potrebbe essere quindi un bel regalo. Dobbiamo anche pensare, come ha detto anche il sindaco, e non dimentichiamo che ci sono tanti bambini a cui i diritti sono negati, bambini che vivono nei paesi in guerra, che sono nati nei paesi in guerra, bambini che vivono quindi nelle zone dei rifugiati, bambini che vivono in zone con calamità naturali. E appunto l'UNICEF, insieme con altre istituzioni a livello internazionale, si occupano proprio dei problemi di questi ragazzi. Volevo dire sempre ai ragazzi di immaginare la convenzione come un grande palazzo che poggia su quattro pilastri. Quali sono questi pilastri? Il primo pilastro è quello della non discriminazione, quindi diritti per tutti, Senti ora? Sì. indipendentemente quindi da quella che può essere la provenienza, da paesi diversi, indipendentemente dalla condizione in cui si vive. Il secondo pilastro è quello dell'interesse, fare sempre l'interesse in ogni situazione, interesse dei minori. Il terzo pilastro, sopravvivenza e sviluppo. E il quarto pilastro, essere sempre ascoltati, soprattutto nelle situazioni molto delicate. Vorrei concludere dicendo che da qualche giorno in libreria ci sono dei bellissimi volumi dal titolo Dalla parte dei bambini. Questi volumi raccontano proprio la storia, sono ispirati agli articoli della Convenzione e quindi sono uno strumento che ci permettono di conoscere i diritti degli esseri umani. Ci permettono uno scambio di opinioni e soprattutto vogliono educare alla consapevolezza che la voce di ogni bambino e di ogni bambina deve essere ascoltata. Quindi un regalo che possiamo fare a tutti è la Convenzione e un libro che racconta queste storie. Grazie. Grazie, grazie veramente Silvana per le tue indicazioni e per le tue riflessioni. Io passerei alla lettura degli articoli, se mi permettete, chiederei a Nadia di passare la registrazione di Matilde, che è una componente del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, che è un po' la portavoce di tutto il Consiglio. E rappresenta anche in generale
tutti gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse del nostro territorio. Se tecnicamente è possibile, io manderei la sua registrazione e poi chiederei a Silvia Granucci e a Laura Motta di proseguire con la lettura degli articoli. Eccola. Ascolto delle opinioni del minore. Prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano e il corrispondente dovere per gli adulti di tenere in adeguata considerazione le opinioni. Grazie a Matilde. Nel frattempo salutiamo il sindaco che leggo che ci deve lasciare. Lo ringraziamo ancora della presenza e buona giornata. Allora, a questo punto abbiamo aperto con Matilde, continuiamo con Silvia Granucci, prego. Buonasera, io leggerò l'articolo 17. Gli stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione e dai materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale, nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine gli stati parti incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29. Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazioni ed internazionali. Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia. Incoraggiano i mass media a tenere conto, in particolar modo, delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario. Favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuociono al suo benessere, in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18. Grazie, grazie Silvia. Prego Laura. Laura. Allora, io invece vi leggo l'articolo 20 che parla del diritto del bambino di essere protetto anche se al di fuori del suo ambiente familiare. Quindi ogni bambino il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare, oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione ed aiuti speciali da parte dello Stato. Gli stati parti prevedono per questo fanciullo o fanciulla una protezione sostitutiva in conformità con le loro legislazione nazionale. E adesso passerei la parola a Maria Concetta Dami e poi dopo dobbiamo ritornare indietro nella convenzione perché dobbiamo ripartire dall'inizio, dall'articolo numero 2 che ce lo legge Paola Marchini e poi... Monica. Ci sei Maria Concetta? Sì, articolo 30. Bambini di minoranze di origine autoctona. Il bambino che appartiene a una minoranza o è di origine autoctona ha il diritto di avere la propria vita culturale, di professare la propria religione e di avvalersi della propria lingua. Grazie Maria Concetta. Paola? Allora io leggerò l'articolo 2 che è contro ogni tipo di discriminazione. Gli stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente convenzione e a garantirli a ogni fanciullo o fanciulla che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo, della fanciulla o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. E passo la parola
a Paolo Martini che legge l'articolo 3, quindi adesso andiamo in un ordine, diciamo, cronologico di articoli. No, c'è il microfono. Almeno io non sento. No, non lo vediamo nemmeno. Paolo. Non sentiamo. No, così è. Provi a avvicinarsi al microfono del PC. Io non sento. C'è un problema di audio probabilmente. Ora è chiuso. Possiamo leggere l'articolo di Monica e intanto vado ad aprire. Sì. Salve a tutti. Io leggo l'articolo numero 7. Molto semplice ma importante. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e nella misura del possibile a conoscere i suoi genitori, a essere allevato da essi. Grazie, grazie Monica. A voi. Vediamo se Paolo Martini ha riabilitato il microfono. Così è spento. Ah, è arrivata in soccorso. Sente ora? Ecco, sì, si sente. Si sente? Sì. Allora io leggo l'articolo 3, dove chiede alle istituzioni di capire sempre in considerazione l'esistenza delle in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale e attività, e essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. Bene, grazie. Ricordiamo l'articolo che ha letto, perché nella prima parte l'audio era basso, ha letto l'articolo, per dirlo ai ragazzi che ci seguono. Articolo 3. Articolo 3. Grazie Paolo Martini. A questo punto abbiamo finito con la lettura. Io, come anticipato, sono al limite del mio tempo, però darei la parola all'assessora Vietina a questo punto, in modo che contemporaneamente le posso lasciare anche la gestione del nostro tavolo di stamani mattina. Intanto ringrazio veramente tutti e tutti per aver avuto questa opportunità. È vero, Ilaria ci sta ricordando che Laura doveva passare il video, quindi volentieri anch'io lo riguardo. Quindi prego Laura, scusa la dimenticanza. Nessun problema, aspetta che chiudo questo, no. Ma come ha detto Silvana Miragli all'inizio, il saluto è per i ragazzi e le ragazze, laddove abbiamo prodotti degli alunni e le alunne delle scuole, è bello, importante condividerlo con tutti e tutte. Bene, allora, siccome da Zoom non ho mai condiviso. No, ma ci sei, Siamo? Sì.
Si sente l'audio? Sì, sì. Bene. Bravissima, grazie davvero. Devo dire che tutte le volte che lo riguardo mi commuove, anche perché conoscendo i bambini ti rendi conto che non hanno scelto ognuno un diritto a caso, ma ognuno ha scelto un diritto che in qualche modo lo coinvolge direttamente. Quindi questo ci fa capire che dovremmo veramente ascoltarli di più. Bravo, veramente. Grazie, sì. Davvero. È proprio un bel lavoro. Ti dirò che l'abbiamo visto in consiglio comunale a distanza di mesi. Rivederlo è, a parte, è molto intenso e molto profondo, però concedetemi, il fatto di vedere questi bimbi al lavoro sui diritti, aver utilizzato la mascherina, che sappiamo quanto ci ha accompagnato in questi mesi, che direi anche siamo al secondo anno scolastico, perché noi si ragiona in anno scolastico, insomma il tempo è stato molto lungo e a quello che apprendiamo la mascherina sarà ancora un oggetto a cui non potremo, di cui non potremo fare a meno. Però devo dire che emoziona veramente, perché questo periodo qui che abbiamo vissuto tutti e tutte con difficoltà, con apprensione, con ansia, vederlo materialmente prodotto ci fa riflettere molto. Quindi davvero, perché devo dire che insomma i bambini poi sono quegli ultimi che vengono ascoltati, no? E nessuno sente dire i loro giudizi, i loro commenti nei mass media. Esatto. Però insomma loro sono stati private molte più cose che a noi adulti. Certo. E devo dire che insomma, perlomeno per la mia esperienza personale, sono stati veramente bravissimi in quest'anno, perché io a volte ho durato fatica, per esempio, a tenere la mascherina, anche perché parlando spesso, no, diventa noiosa. Ma loro sono stati veramente ligi al dovere, alle regole, in un modo incredibile. Veramente bravi, sì. Bene, questo è confortante, perché non li ascoltiamo, non appaiono, ma sappiamo invece quanto sì. È il contenuto veramente denso. Grazie davvero. A questo punto io vi saluto veramente, e non per non ascoltare Ilaria, che per me si va di pari passo in tutte le cose, però lei lo sa, devo rincorrere Francesco Battistini perché abbiamo la stessa riunione. Grazie a tutte e a tutti, e prego Ilaria, perdonami se non ti ascolto. Grazie Teresa, buon lavoro. Grazie. Sappiamo che ci lasci da questa regione, ma non ci lasci dall'impegno che condividiamo assolutamente, tutti. Assolutamente. Anzi, vai a realizzarlo con un'altra modalità. Con un altro lavoro. Grazie davvero a tutte. Arrivederci. Ciao. E buona giornata. Da parte mia, una riflessione con un ringraziamento a tutti voi. È stato importante sottolineare questa giornata. Nel 30° anniversario che abbiamo vissuto un anno e mezzo fa, in cui abbiamo ricordato la promulgazione della Convenzione dei diritti dell'infanzia, siamo riusciti a condividere in un percorso che è stato ampio e che ha visto insieme genitori, docenti, volontari dell'UNICEF, a condividere la fondamentale importanza di riferirsi alla Convenzione nelle azioni che noi quotidianamente svolgiamo. Io ringrazio UNICEF per questo e per l'attenzione che ha sempre voluto prestare e per la determinazione con cui ha voluto richiamare la nostra amministrazione, come già diceva Teresa. In particolare, quindi, in questo momento vorrei ringraziare Paolo Marchini, perché all'inizio del nostro mandato era il presidente del Comitato UNICEF di Lucca e ci ha sollecitati nella realizzazione dell'articolo sul diritto alla cittadinanza, e in base a quello abbiamo istituito una prassi che ci accompagna ormai proprio da quel momento, di riconoscere come cittadine e cittadini della nostra città tutti i bambini che vivono qui, frequentano le nostre scuole e i cui genitori non hanno la cittadinanza italiana, ma per noi da quel momento e ogni anno il 20 novembre diventano pienamente cittadini e cittadine. Quindi grazie Paolo per questo,
E in questa continuità un grazie a Silvana Miraglia. La collaborazione è preziosa, la sollecitazione continua per noi è un punto di riferimento ed è un sostegno a lavorare in questa direzione. Una conclusione vorrei farla riprendendo un articolo. Per me è stato abbastanza significativo un articolo breve come quello che ci citava Monica, l'articolo 15, perché è l'articolo in cui si riconosce il diritto dei fanciulli alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente. Mi ha suonato in un modo particolare proprio per il contesto che noi stiamo vivendo, in cui anche per i bambini, come per noi adulti, è stata fortemente ridotta questa possibilità di interazione, di interlocuzione e di collaborazione con gli altri. Soprattutto nei mesi del scorso anno scolastico, in cui tutte le attività didattiche sono state sospese in presenza. Sono felice di considerare che adesso, quasi alla fine dell'anno scolastico, possiamo affermare che quest'anno invece tutte le scuole degli istituti comprensivi, le scuole dell'infanzia, primarie e in grandissima parte anche le scuole medie hanno potuto lavorare tutto l'anno, hanno dato la possibilità ai bambini e alle bambine di frequentare regolarmente pur con qualche momento di sospensione dovuto a qualche passaggio di contagio che ha coinvolto anche le scuole. Però abbiamo capito che le scuole non sono stati luoghi di contagio, anzi le scuole hanno rispettato con estremo rigore tutte le procedure e i protocolli igienico-sanitari. Quindi credo che oggi possiamo veramente ringraziare tutte le docenti e i docenti, tutti i dirigenti scolastici, il personale anche non docente di tutte le scuole, perché quest'anno il loro impegno è stato particolarmente gravoso, ma altrettanto particolarmente prezioso, perché soltanto in base a questo noi abbiamo potuto permettere ai bambini di incontrarsi. Anche se è stato, e sono d'accordo con Laura, estremamente pesante dover usare sempre una mascherina, dover mantenere le distanze tra i bambini stessi, dover anche limitare fortemente la possibilità di comunicazione. La loro capacità di adattarsi a questo e quindi di rinunciare anche a quel diritto che vedevamo prima di potersi riunire liberamente è la dimostrazione però di quanto la loro responsabilità di cittadine e cittadini sia alta. Io infatti mi auguro sempre che nel rispettare il diritto di cittadinanza noi possiamo sempre affermare e condividere che i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze sono cittadini di oggi, non cittadini di domani come talvolta ci viene fatto di pensare e quindi di affermare. Considerarli cittadini di oggi vuol dire, come avete già indicato, ascoltarli di più e costruire anche dei momenti pubblici, istituzionali, in cui realizzare questo ascolto. Vuol dire mettersi maggiormente dal loro punto di vista, condividere il loro punto di vista, rispettare le loro opinioni e creare una città che sia veramente a misura di bambine e di bambini. La nostra città lo sta facendo, sta cercando di adeguarsi, sta cercando di modificarsi in questa direzione e questo noi pensiamo che sia veramente il modo migliore per rispettare la convenzione. Ecco l'auspicio, ma anche l'impegno che voglio condividere con tutte e tutti voi è far sì che ciascuno degli adulti nell'organizzare, programmare, poi realizzare le proprie azioni quotidiane abbia sempre a monito in mente, abbia interiorizzato i principali articoli della convenzione e su questi misuri il proprio comportamento. Ecco, per noi diventa un metro, così come nelle stanze dei nostri bambini noi appendiamo dei metri che indicano quanto crescono in termini di centimetri, come nelle nostre classi scolastiche appendiamo delle misurazioni del tempo. Ecco, noi oltre alle misurazioni delle stature, alle misurazioni del tempo, dovremmo avere un altro sistema di misurazione, che è capire anno per anno quanto siamo cresciuti nel rispetto di questi diritti. Ecco, questo lo fa un'organizzazione internazionale che dice allo Stato italiano, al governo italiano, quello che non ha ancora fatto per realizzare la,
i diritti dei bambini. Noi, ciascuno di noi, lo vogliamo fare, ciascuno individualmente e personalmente, tutte e tutte insieme come città. Ecco, dall'incontro di oggi rinnoviamo questo nostro impegno, vogliamo renderlo sempre più diffuso, vogliamo renderlo anche sempre più chiaro, più condivisibile, e creeremo un metro per misurare come la nostra città impara sempre di più a rispettare i diritti dei bambini e delle bambine. Con questo salutiamo tutte le persone che hanno partecipato, ringraziamo tutte le classi che ci hanno seguito su Facebook e che potranno ancora continuare a ripercorrere questi momenti che abbiamo passato insieme, a ripercorrere nell'ascolto di alcuni dei diritti, soprattutto condividendo la passione per questo testo, la volontà di farlo conoscere sempre di più e aggiungendo ciascuno un altro pezzettino, leggendo ancora un altro diritto. Questo lo chiediamo a tutti gli adulti che ci seguono, docenti, genitori, tutte le persone che hanno a che fare con i bambini o che anche non hanno a che fare con loro, ma sono consapevoli di quanto questa veramente sia la misura della equità e della solidarietà che la nostra comunità può realizzare. Un grazie a tutti voi, un ultimo passaggio per un saluto anche da parte di Silvana Miraglia, a cui chiediamo di esprimere un saluto a tutti quanti da parte di tutte le volontarie e volontari dell'UNICEF, che mi preme di nuovo ringraziare perché il loro lavoro, spesso silenzioso e poco visibile, è però fondamentale per mantenere accesa questa nostra attenzione e questo nostro impegno. Grazie. Sì, difatti noi come volontari lavoriamo tanto, anche se il lavoro in effetti non si vede. Siamo stati un po' penalizzati in questo periodo perché il nostro lavoro si svolge molto nelle piazze, in occasione delle varie manifestazioni. Quest'anno non è stato possibile, comunque lavoriamo comunque. Volevo ricordare sia alle volontarie, ma soprattutto a tutti voi che ci ascoltate, che Roma ha ideato un'applicazione che si chiama La Rete del Dono, che può sostituire un po' le manifestazioni che non abbiamo potuto organizzare in città. Quindi attraverso questa piattaforma è possibile quindi non solo conoscere tutto quello che fa Roma, ma anche volendo contribuire appunto a fare un'offerta, perché come sapete tutto quello che viene raccolto è devoluto appunto ai bambini di quei paesi dove abbiamo detto non hanno, i diritti sono negati, perché non hanno la possibilità di studiare, non hanno la possibilità di avere le medicine e le cure adeguate. Quindi i nostri volontari sicuramente continuano a lavorare anche se in silenzio, li ringraziamo, io ringrazio tutti voi per l'attenzione e speriamo di vederci presto, soprattutto in presenza. Grazie, grazie Silvana, grazie Paolo Marchini di essere ancora con noi. E grazie a tutti voi. Grazie, tanti saluti. Grazie ciao. A Monica, grazie. Buona giornata. Ciao a tutti. Grazie Silvia, grazie Laura Motta. Grazie a voi. Grazie Maria Concetta e grazie Paola. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e che continueranno a seguirci. Buona giornata. Comunque no, volevo aggiungere un'ultima cosa, il nostro grazie di mandare a Ilaria. Cosa hai pensato? Perché per noi è un collegamento veramente importante con l'amministrazione, questo non l'abbiamo detto, però si sa. Quindi Ilaria veramente ci dà un grandissimo contributo e di questo dobbiamo veramente essere molto grata a lei e all'amministrazione. Okay. Brava Ilaria! Ciao. Brave voi! Ciao. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a Nadia che ci ha seguito fino a qui, che chiuderà la diretta.